Però prima volevo ringraziare naturalmente la Libreria Popolare per l'invito che ci ha rivolto. Dico ci ha rivolto perché è passato attraverso l'editore e a me è sembrato estremamente interessante che fosse stato individuato nel catalogo di un piccolo editore meridionale un testo tutto sommato abbastanza così stampato in poche copie, che non ha quel battage per cui si vendono molte copie, che non ha contenuto di tipo televisivo e divulgativo. E quindi mi è sembrato importante questo incontro, perché non solo perché è fatto a Milano e in questa libreria che ha una sua storia e un suo prestigio nella tradizione della sua attività, ma perché appunto c'è questa sensibilità, questa attenzione a un mondo del libro che, ahimè, segue tutt'altro tipo di ragionamenti e risponde a leggi di mercato di altra natura. E in questo senso voglio ringraziare anche l'editore, che non è qui presente oggi, che è Città del Sole di Reggio Calabria, quindi siamo ai confini dell'Europa, ma lo dico in senso positivo perché il confine è la zona di contatto, è quella più sensibile. Un piccolo editore che lavora sulle storie piccole, sulle vicende piccole, sui mondi piccoli, che però ha un grandissimo coraggio, ha avviato questa collana che si chiama Antropologia e Violenza, diretta dal professor Luigi Lombardi Satriani, che una volta andato in pensione, dopo aver ricoperto per tanti anni la cattedra alla Sapienza di Roma, ha pensato di mettere a disposizione di una piccola casa editrice il suo nome e la sua attività per dare vita ad un filone in cui si fa un ragionamento sulla cultura della violenza, la violenza nel senso più ampio del termine. E in questa collana appunto abbiamo realizzato questo lavoro. Devo anche ringraziare la mia università, l'Università di Messina, classificata lo scorso anno all'ultimo posto tra le università d'Italia, che quest'anno è risalita al 39° posto, graduatoria pubblicata lunedì scorso dal Sole 24 Ore, dove uno degli elementi che hanno risollevato le sorti è la seconda meridionale dopo Salerno. Questo posizionamento che ci mette a metà classifica, diciamo, è dovuta principalmente alla didattica, cioè all'attenzione che abbiamo posto da qualche anno a questa parte proprio alla didattica, perché non c'è dubbio che non è soltanto la quantità o la qualità dei laureati che noi produciamo e che hanno poi un loro importante rifluenza nelle politiche europee, perché l'Italia ha il più basso numero di laureati in tutta l'Europa, e però noi siamo quelli che siamo i primi che dicono che i laureati sono inutili perché tanto poi restano disoccupati. Quindi per un verso ne abbiamo meno degli altri, per l'altro verso li abbiamo più disoccupati degli altri. C'è qualcosa, Matteo, vero? Che evidentemente non funziona. E perché ringrazio la mia università? Perché mi dà lo stipendio per potermi occupare anche di queste cose, che è una cosa molto importante, una cosa molto importante. Ed è quello che distingue le università. Le università pagano i docenti perché facciano ricerca, non li paga solo per la didattica, e quando i docenti non fanno la ricerca la loro didattica è scadente. Ecco perché ho messo l'accento su quell'aspetto, perché quello che differenzia un liceo da che differenziava un liceo da un'università era proprio questo, che io insegno ciò che ho raccolto nelle mie ricerche. Se devo raccontare quello che c'è nei manuali faccio il docente di un istituto superiore, è una cosa completamente diversa. Questa differenza purtroppo si è via via assottigliata fino a diventare quasi un fatto burocratico legato alla vicenda della legge, la famosa riforma, che non è una riforma ma è una controriforma Gelmini, che è un tentativo di spaccare definitivamente l'università italiana e ridurla alle condizioni di terzo mondo in cui è possibile che si ridurrà in pochi anni.
E l'altro ringraziamento naturalmente a tutti voi che siete venuti, vi ringrazio per la vostra presenza e poi devo ringraziare Giovanni Dall'Orto, non per quello che ha detto adesso, né per quello che ha scritto, né per le recensioni del libro, ma perché è stata un po' un'ispirazione per me. Difatti nel libro Giovanni Dall'Orto è citatissimo perché io avevo necessità di mettere insieme due componenti, proprio quelle che ha individuato in qualche modo anche questa sera. E le due componenti sono queste. Per un verso io ero interessato ad un tema di carattere generale, però poi sviluppato in un contesto particolare. Qual è questo tema di carattere generale? Come le comunità, i corpi sociali, reagiscono ai fatti. I fatti vengono analizzati dallo storico, ma la percezione, l'interpretazione, le idee che noi ci facciamo sui fatti storici sono di specifica competenza dell'antropologo, il quale non si occupa di cose sostanziali, cioè non delle cose così come sono, ma di come appaiono agli attori che vivono una determinata situazione, i quali non sempre reagiscono allo stesso modo, anzi sempre reagiscono in forme contrapposte o comunque differenziate. Di fronte ad un avvenimento storico noi ci facciamo delle idee. Questo è il lavoro dell'antropologo, noi studiamo le idee che le persone si fanno dei fatti che accadono e dei fatti che li coinvolgono. Però poi c'è una terza componente altrettanto importante senza la quale il nostro tipo di approccio, di studio, di ricerca sarebbe assolutamente insignificante, che dopo aver vissuto i fatti, dopo esserci fatti un'idea di questi fatti, noi abbiamo bisogno di narrarli, quindi diamo una rappresentazione di questi fatti attraverso la scrittura, attraverso la fotografia, attraverso la pittura, attraverso il racconto orale, attraverso il nostro modo di comunicare i fatti della nostra vita. Naturalmente noi non ci occupiamo, io non mi sono occupato degli aspetti individuali, che pure possono essere interessanti, ma degli aspetti comunitari, sociali. Ogni comunità ha dei fatti che sono accaduti e che sui quali si è fatto un'idea e che poi narra. È un po' stata questa la molla che mi ha mosso, e cioè dire: io sono nato nel 1950 a Taormina, ho vissuto tutto il dopoguerra e in tutti questi anni ho ascoltato questa narrazione di qualcosa che era avvenuto molto prima e di cui però non si parlava apertamente, esattamente come diceva Giovanni, perché eravamo nel periodo, negli anni 50, in cui tutto era volto alla modernizzazione. L'industrializzazione dell'Italia, fuoriuscita dal mondo agricolo, e tutto il consumismo, e quindi anche questa vicenda cominciava ad essere un po' pesante, un po' ingombrante, andava taciuta. Attenzione, tacere un fatto è anche questo un modo di narrarlo. Non c'è la narrazione positiva soltanto, non c'è solo la parola detta, ma c'è anche la parola non detta, e qualche volta l'occultamento dei fatti accaduti è più importante per capire che cosa è avvenuto in questa triplice attività che l'uomo realizza: fa le cose, si forma un'idea, la comunica e la rappresenta. Quindi io ho dovuto superare una mia personale ritrosia, che non era quella dell'omosessualità, no, non era questa assolutamente, un'altra legata a questo meccanismo dell'avere dei segreti. Ogni comunità ha un suo segreto. Vedete, in questi giorni, in queste settimane, l'omicidio di Yara Gambirasio è ritornato e scopriamo che in questi 4 anni lì, in quella comunità, si sono formati dei partiti, chi la pensava in un modo, chi la pensava in un altro, accusandosi a vicenda persino del modo di raccontare la storia.
come mai nessuno ne sapeva nulla, ma qualcuno sapeva, e allora chi erano quelli che sapevano e non raccontavano? Insomma, tutte le comunità hanno dei piccoli o grandi segreti che narrano o viceversa tentano di non narrare, ma che tuttavia agiscono nella realtà. Andare a toccare questo tipo di problematiche è un problema, e naturalmente diventa un problema quando tu sei implicato nella storia, nel senso che sei di quel posto e quindi le persone che incontri e con le quali parli sai che in qualche modo potrebbero reagire. Perché una cosa è che venga Giovanni Dall'Orto da Milano, intervista un po' di persone, al massimo può trovare il muro del silenzio e vabbè, e già questo è una scoperta. Per me la cosa era più complicata, quindi io non mi sono mai voluto occupare delle vicende del paese dove sono nato, dove sono cresciuto, ho vissuto una parte della mia vita, poi insomma, ho fatto il mio percorso di vita, che è stato un po' diverso, allontanandomi tutto mi è sembrato più chiaro, perché l'ho visto ad una distanza, con uno sguardo un po' più da lontano. Ho scoperto quanto Taormina fosse bellissima, ma potrei dire la Sicilia è bellissima, ma anche quante cose non funzionano in quel mondo. E quindi c'è sempre questa ritrosia dello studio accademico di occuparsi di se stessi, quindi di mettere il dito sulla piaga. Le due componenti sono esattamente queste, un interesse di carattere generale e poi invece una vicenda storica particolare, che è quella che è e che va naturalmente vivisezionata. In questo caso siamo in un caso non di vivisezione ma di autopsia, perché ormai insomma sono vicende lontanissime nel tempo. Taormina e von Gleuden hanno un percorso di una cinquantina d'anni fatto insieme, è impossibile pensare che oggi Taormina, oggi non ieri, oggi sia qualcosa che non tenga conto di ciò che è avvenuto, cioè di quei 50 anni vissuti in quel contesto. Eppure sembra di no, cioè sembra che questo aspetto sia stato completamente espulso. Ma in realtà no, agisce ancora, in forme molto mimetizzate, in forme secondarie, insomma, con una serie di nascondimenti che appunto fanno parte di quella narrazione. E quindi questo salto che dovevo fare, insomma, l'ho fatto per colpa di un collega, il professore Lombardi Satriani, che ho citato prima. Ci trovavamo su una panchina, aspettavamo un autobus a Valladolid per andare a Madrid, e è un caso veramente strano, parlavamo, non mi ricordo bene di che cosa, poi a un certo punto è venuta fuori questa storia, perché lui mi disse, ma lì a Taormina, tu che sei di Taormina, non c'è stata questa cosa di questo fotografo? Sì, ne abbiamo parlato un po', e lui mi disse, ma tu dovresti occuparti di questo, e ho detto, no, io di Taormina non voglio occuparmi. Forse avevo ragione. E lui ha insistito molto, e insomma era il 2007, questo lavoro mi ha portato via 5 anni. Io il lavoro l'ho completato alla fine del 2012, a metà, quasi alla fine del 2012, e insomma è stato un lavorio molto, molto complicato. Perché devo ringraziare Giovanni Dall'Orto? Perché io sono partito dalle sue cose, ci ho cercato di assumere un punto di vista che per me era difficile assumere per tanti motivi, perché ero dentro, perché non mi interessava la questione omosessuale in quanto tale, però non c'è dubbio che dovevo partire da qui se volevo in qualche modo svelare questi aspetti. Dovevo partire da un punto di vista che fosse molto interno alla questione. E siccome tra le tante cose che ho letto, molte le ho riportate nel libro come modalità di narrazione fuorviante, cioè le cose vengono raccontate in modo da giustificare o da deviare il percorso della conoscenza.
L'unico che mi sembrava che avesse affrontato invece la questione con un atteggiamento di ricerca estremamente interessante, intelligente, stimolante, erano le cose che aveva scritto Giovanni Dall'Orto, che io non ho mai consultato, nel senso che ho letto le sue cose, le ho citate, anzi è citatissimo, difatti gli ho fatto oggi una dedica, che è un po' una restituzione, diciamo, di quello che avevo avuto, e ci siamo sentiti soltanto dopo che il libro era stato pubblicato. Devo confessare qui, non l'ho mai fatto, che avevo una certa preoccupazione. Qual era la mia preoccupazione? Non tanto dal punto di vista della teoria e della metodologia, perché su quello, insomma, mi sentivo abbastanza tranquillo e sicuro, ma era sul versante della sensibilità del mondo gay rispetto alle cose che avevo letto, nel senso che non avevo idea di quale potesse essere l'accoglienza, l'interpretazione. Avevo qualche timore di essere frainteso, che magari spesso si può trattare soltanto di un aggettivo, di un'espressione, di un modo di porgere gli argomenti. In effetti poi, insomma, Giovanni questa sera non ha ripreso queste cose, ma ci sono state molti passi del libro sui quali abbiamo discusso, sui quali ovviamente lui non è d'accordo, insomma, sui quali non abbiamo lo stesso punto di vista. Ma questo è diverso dall'equivoco di non essersi spiegati bene o di aver detto delle cose che vengono interpretate in modo scorretto. Quindi quando ho ricevuto le prime email e poi le prime recensioni fatte da Giovanni Dall'Orto, mi sono, come dire, tranquillizzato da questo punto di vista. È vero che il libro probabilmente avvia un percorso, questo a me farebbe molto piacere, perché sarebbe un modo anche di guardare alla Sicilia e a Taormina in un modo nuovo, diverso. Per esempio, mi è stato chiesto di scrivere un saggio che ho già completato, un saggio in inglese che andrà in un libro collettaneo negli Stati Uniti, che riguarda il mondo dell'omosessualità in Italia dal 1870 al 1913, cioè allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La datazione ha una sua ragion d'essere. Il libro naturalmente è scritto da psicologi, da storici della letteratura, insomma vengono affrontati vari argomenti, e ho trovato, insomma, molto gratificante che mi abbiano chiesto di partecipare a questo lavoro, che negli Stati Uniti è molto atteso, perché comunque c'è un interesse a questa vicenda che sembra andare in controtendenza rispetto a tutta una serie di pregiudizi che in America si sono formati sugli italiani. Gli italiani erano braccianti, analfabeti, pastori, trogloditi, è un po' lo stereotipo rimbalzato dagli Stati Uniti. Scoprire che l'Italia ha avuto storie anche un po' diverse da queste, da quelle che sono state sempre raccontate, beh, insomma, è una cosa che incuriosisce, interessa e probabilmente anche abbastanza utile per l'immagine della storia del nostro paese. Ed è pervenuta alla casa editrice anche una richiesta di una casa editrice metà americana e metà tedesca, la Germania naturalmente è interessata per ovvi motivi, per von Gloden soprattutto, per una eventuale traduzione di questo libro in inglese. Quindi, diciamo, si può aprire, oltre alle cose che diceva Giovanni, veramente un nuovo percorso. Qual è la mia, quello che io spero che potrà avvenire? Che si possa, in una maggiore consapevolezza delle problematiche, con una maturazione che il tempo consente di raggiungere, ma non solo il tempo, perché non è solo il tempo che ci fa maturare. Se aspettassimo che solo il tempo ci fa maturare, saremmo delle arance. E poi le arance, come si dice a Palermo, cadono per terra e diventano arance di terra, cioè rifiuti dell'umanità. Le arance di terra sono quelle di cui parlano Cipri e Maresco, cioè quel mondo marginale
appunto degli uomini perduti in un caos incredibile, le arance di terra. No, certo, c'è una maturazione che è dovuta alla conoscenza, alla capacità nostra di esaminare le problematiche e quindi anche di un recupero di una storia che una volta dimenticata non produce nulla, se recuperata probabilmente invece produrrà qualcosa di interessante. A Taormina stessa stiamo tentando, Giovanni ci dà una mano, stiamo tentando di mettere in piedi una serie di mostre, chissà magari anche un museo della fotografia, perché ci sia un luogo dove non soltanto è possibile vedere, ma dove è possibile studiare come l'immagine del sud dell'Italia, l'immagine della Sicilia è stata spesso manipolata e diventata mito. Qui abbiamo Matteo Collura che diciamo si è speso molto in questo, no? Quanti miti noi creiamo, noi chiamiamo la Sicilia la terra del mito, ma anche questo è un mito, no? Anche questo è un mito. E quindi saper criticare, analizzare, autoanalizzare la creazione dei miti è anche una forma di consapevolezza. E chissà, magari domani potremo parlare di queste questioni anche con una conoscenza più ampia che ancora è nascosta in archivi, in lettere personali, in negativi mai stampati di foto che sono conservate presso le famiglie, che non le tirano fuori perché sennò si scopre che il nonnino era quello con l'uccello di fuori nella fotografia sul terrazzo, cioè cose che ovviamente qui fanno ridere, ma voi capite, in una piccola comunità rompere questi veli è difficile, perché poi se si irrita la sensibilità delle persone, per quanto questo possa essere sbagliato, poi si finisce per non raggiungere il risultato. Quindi è importante che ci sia una crescita complessiva, una consapevolezza, la gente tiri fuori quello che magari ha conservato, o chissà quante cose sono state invece distrutte, chissà quante di queste fotografie sono state gettate nella spazzatura. A me risultano alcuni casi, uno sicuramente di un tale Cavaliere Raia, che io mi ricordo quando ero bambino gestiva un negozio di oggetti da collezione, vendeva francobolli, vendeva fondali di opera dei pupi, vendeva insomma tanti e vendeva anche vecchie fotografie. Era un appassionato delle foto di Von Gloden, ne ha lasciate tantissime, adesso sono in possesso di un altro cittadino nostro. Però quando trovava le sue fotografie, perché era stato uno dei modelli di Von Gloden, le distruggeva perché non voleva che si sapesse che lui aveva avuto questo passato. Vedete come i fatti, le idee che noi ci facciamo sui fatti e la rappresentazione dei fatti, c'è un perfetto legame. Posso dire che questo caso specifico io ce l'avevo a casa, ce l'avevo proprio accanto a me, e soltanto a 60 anni ho scoperto di poterne parlare. È un caso applicabile, la metodologia applicabile a qualsiasi altro caso, ma questo caso è veramente esemplare, cioè un caso da laboratorio interessantissimo di come le comunità gestiscono i loro segreti, come li mantengono, come li nascondono, come li rivelano ogni tanto e come ne parlano all'interno con un atteggiamento di complicità, e come invece poi si chiudono verso l'esterno perché bisogna difendere quella che Herzfeld chiama un'intimità culturale, un confine che noi gestiamo, di cui noi parliamo, ma che dall'esterno non può essere violato, perché se viene violato dall'esterno allora la reazione è di totale chiusura, dicendo ma no, ma noi queste cose non le facciamo, ma sì, forse c'è qualcuno che lo fa. È come la storia della mafia, noi in Sicilia ci ammazziamo tra di noi, tra chi è contro la mafia e qualcuno ci perde la vita, e chi invece se non è nell'organizzazione è, come dire, in quella cerchia di indifferenza che consente il mantenimento di un determinato sistema. Però se qui a Milano qualcuno mi dice sì, ma tu che vieni dalla Sicilia, insomma, lì avete la mafia, siete tutta la mafia, eccetera, io
evidentemente dovrò avere una reazione, comincerò a dire ma non tutti siamo così, però bisogna distinguere. Ecco, già sono entrato in un meccanismo di gestione di questa intimità culturale, che è appunto quella sorta di spazio che le comunità si costruiscono, dentro le quali gestiscono questi avvenimenti che sanno essere considerati ufficialmente imbarazzanti, attraverso meccanismi che appunto sono i meccanismi che noi cerchiamo di studiare. Ecco perché questo è stato proprio un caso da laboratorio interessantissimo. In questo senso è vero quello che diceva Giovanni, che ci siamo incontrati a metà strada, nel senso che provenendo da interessi diversi, però guarda caso riusciamo a parlare di questi, di questo caso, appunto convergendo su una serie di saperi tra loro complementari, che si sono effettivamente, almeno dal mio punto di vista, si sono realizzati. L'ultima cosa, se ho ancora 30 secondi, volevo darvi qualche dato. Giovanni ha parlato dell'emigrazione. Come mai da una località che in quel momento, siamo tra il 1880 e il 1913, scoppio della Prima Guerra Mondiale, come mai in questo periodo, in una Taormina povera, come era povera tutta la Sicilia, dove la gente, noi diciamo, usiamo un'espressione, non so se Matteo la usa nel suo dialetto, che si conserva la fame del mezzogiorno per la sera, per dire che uno non ha niente da mangiare e conserva la fame del mezzogiorno per la sera. Era esattamente così. Le famiglie erano molto povere. E arriva il turismo. Perché arriva è tutta una cosa molto complicata, c'entra anche il turismo omosessuale, ma non è solo questo. Arriva il turismo e guarda caso la gente che avrebbe dovuto reagire benissimo, adesso arrivano i turisti, invece di fare i contadini facciamo i giardinieri delle ville, invece di fare i pastori facciamo i macellai, invece di fare i pescatori facciamo i facchini dei piani, laviamo i piatti o cuciniamo negli alberghi o nei ristoranti. No, non ha funzionato così. Guarda caso, questi mestieri sono stati fatti per gran parte da persone che sono venute dall'esterno, compresa mia nonna che è venuta dalla Danimarca, che ha visto questa situazione prima della Prima Guerra Mondiale, ha detto caspita, mi fermo qui, apro un albergo e faccio i soldi. Un ragionamento che localmente pochissimi sono riusciti a realizzare. La gran parte invece sono partiti per l'America. Io ho trovato 600 nomi, con nome, cognome, data di nascita, legami familiari e di parentela, di 600 persone partite da Taormina dall'898 al 913, 914, 600 persone in un comune, in una realtà che faceva 4.000 abitanti. Ora, voi capite che in un paesino di 4.000 abitanti, tra l'altro ha un centro storico molto coeso, quindi insomma anche se parte uno se ne accorgono tutti, oggi, figurarsi alla fine dell'Ottocento, 600 persone che partono è una frana, è un evento, è un cataclisma sociale, giusto? Nel momento in cui arrivavano i turisti e in cui questi avrebbero potuto benissimo trovare una loro occupazione. Quindi evidentemente la comunità non tutta ha reagito allo stesso modo, ci sono stati comportamenti difformi, addirittura contrastanti tra di loro. Quindi quello che diceva Giovanni è interessante, perché questo fa parte di come si reagisce. Noi raccontiamo i fatti, ma poi come reagiscono le persone ai fatti? Questa è la cosa più importante. E anche alla vicenda arrivano questi ricchi stranieri omosessuali che fanno le foto, ma molti non facevano le foto. Ma attenzione, c'era anche l'altro fenomeno delle donne che avevano superato i 40-50 anni, ricche, inglesi, tedesche, francesi, che arrivavano e si facevano i ragazzini a Taormina e in Sicilia in generale. Quindi il fenomeno non è solo quello omosessuale, è un contesto più ampio. Certo, perché era un mondo
che si apriva e dove era facile ottenere ciò che altrove invece sarebbe stato o un reato perseguito o comunque difficile perché il contesto sociale non lo avrebbe consentito, ma anche le condizioni economiche per cui insomma era facile. Si creò lì localmente un comitato contro l'accattonaggio dei bambini. Il presidente del contro l'accattonaggio era una signora inglese, Miss Hill. Il vicepresidente era il parroco di cui parlava Giovanni Dall'Orto, questo padre Marziani. Cioè c'è una coalizione tra stranieri e locali per tentare di togliere questi bambini dalla strada. Evidentemente qualcosa succedeva, no? Bene, hanno reagito tutti allo stesso modo? No, assolutamente. Si sono creati due partiti, io li chiamo così, ma insomma voi capite, due opinioni, due grandi coalizioni. Una che diceva, vabbè, non andiamo troppo per il sottile, qui stanno arrivando i turisti, facciamo alberghi, diamo da lavorare, accontentiamoli, insomma, poi in fondo, tutto sommato, alla fine non succede niente di grave, non è che qui, no? Sta succedendo un cataclisma. E chi invece diceva, no, qui noi dobbiamo mantenere la comunità così com'è, che non deve essere stravolta, perché anzi è questo quello che gli stranieri cercano, eccetera. Tra questi due partiti, uno era capeggiato da von Gloden, io dico così, naturalmente lui non capeggiava nessun partito, diciamo era un po' il modello al quale si ispiravano, che era un modello vincente, modernista, usava la fotografia. Goehling, il suo amico tedesco, invece usava ancora il quadro, la pittura. Lui ha abiurato, lui ha abbracciato la religione cattolica, si è ribattezzato, ha battezzato i figli, si è sposato con una signora siciliana, ha fatto 6, 7, 8 figli, non so quanti. Cioè lui è entrato dentro la comunità per un altro verso, ha assunto un altro modello, che però era un modello perdente. Goehling, che fu addirittura prosindaco in città, c'è una foto, un quadro con la fascia tricolore da sindaco, uscì completamente dalla vita politica attiva, fu emarginato, andò via, i suoi figli non si sono più neanche tenuti la casa, sono tutti andati via, sono andati a vivere tutti a Roma. Vedete come la vicenda sociale è stato un conflitto, non è stata una cosa indolore, una bella storia di arte e cultura, no, è stata uno scontro sociale e anche uno scontro politico, di una politica che a quei tempi doveva decidere se il modello di sviluppo turistico era quello modernista o viceversa un modello completamente diverso. Attenzione, sono conflitti questi che stanno avvenendo in questo momento nei paesi del sud-est asiatico. La Cambogia, dopo il disastro della guerra civile, sta da un po' di anni discutendo se deve seguire il modello thailandese di turismo o se ne deve creare uno alternativo. Ho detto modello thailandese perché è quello di cui loro parlano, ma voi capite che cosa questo significa, no? A che cosa si fa riferimento. Quindi sono tematiche che oggi, attualizzate, hanno un loro significato, hanno un loro impatto, e discuterne quindi non è soltanto un esercizio di retrospettiva storica, ma può essere importante anche per le nostre vicende moderne. Grazie per la vostra attenzione.